Ben ritrovati. Rimango affascinato dalle persone che per degli ideali mettono in gioco la loro vita, pur sapendo di correre a volte anche dei rischi seri o di essere messi in un canto proprio perché ciò che dicono o ciò che vivono non è di moda, non fa audience. La storia è stata ed è ricca, per fortuna, di questi esempi, di queste persone. Ed è importante che i mezzi della comunicazione sociale facciano conoscere queste storie, queste vicende, questi progetti di vita, li raccontino, li presentino con grande attenzione e premura. A volte, per la verità, riescono, lo fanno, a volte invece un po' per timore, un po' per pigrizia, lasciano perdere e preferiscono rincorrere fantasmi. Per fortuna, la storia è stata ed è ricca di esempi, di persone che per degli ideali mettono in gioco la loro vita. La prefazione di un bellissimo libro scritto da un gesuita, Diaz Alegria, si apre con una sollecitazione che porto con me sempre. E questa sollecitazione dice: ogni persona abbia il coraggio di rendere ragione di ciò che crede, lo dica, lo viva. Il tacere o il nascondere è sinonimo di tradimento. Questa è una sollecitazione estremamente stimolante per quanto mi riguarda. E ogni volta che mi torna alla mente o mi capita di riprendere in mano il testo, mi porta a riflettere che queste persone che mettono in gioco la loro vita per ideali non sono semplicemente i grandi personaggi che hanno lasciato un segno, che hanno lasciato un riferimento lungo la storia. A volte quando riprendo in mano questa sollecitazione, la mia mente corre alle persone che hanno fatto parte della mia vita. Persone anonime, quotidiane, molto semplici, i miei vecchi. E allora quando ci rifletto, capisco che sono state persone che hanno reso ragione della loro fede con grande coraggio davanti a me, davanti agli altri. Mi hanno insegnato i valori fondamentali da mettere come riferimento nella mia vita. Mi hanno indicato gli orizzonti necessari. E allora devo riconoscere che molte volte concludo dicendo: dovresti ringraziare e ringraziarli molto di più, queste persone che ti hanno fatto crescere, ti hanno fatto diventare uomo. Grazie di avermi ascoltato.